Amici sportivi, buonasera a tutti. Come nasce Sebastiano Borzì come coreografo e soprattutto come direttore artistico dell'Associazione Regionale Danza? Questa è stata, credo, una delle mie passioni principali, anche se poi, tra virgolette, io esco un attimino dalle danze, dalle arti marziali, e quindi automaticamente poi mi sono un attimino avvicinato a poter prendere questa passione ad età anche un attimino non così piccolino, che avevo quasi 18 anni, e mi sono avvicinato e abbiamo iniziato questo percorso importante per queste formazioni di trovare i giovani talenti in Sicilia con eventi successivi nati. Scusami, siccome probabilmente c'è qualche piccolo problema con il microfono, continuiamo la discussione subito dopo la pubblicità. Anzi, anticipo che subito dopo la pubblicità vedremo delle immagini molto belle che poi avremo modo anche di commentare, e naturalmente continueremo la nostra discussione. Allora, siamo nuovamente in diretta su Globus Television con Sport e non solo. Abbiamo detto che ospite stasera è Sebastiano Borzì, direttore artistico e coreografo dell'Associazione Regionale Danza. Il balletto lo vedremo, il filmato lo vedremo tra un po'. Nel frattempo continuiamo la discussione. Abbiamo risolto, penso, il problema del microfono, quindi possiamo continuare. Bene, allora sì, come dicevamo prima, io provengo dalle arti marziali, ad un'età giovane, e poi mi sono avvicinato all'arte della danza perché era effettivamente... Qual è stata la scintilla che ha fatto scoppiare? La scintilla è stata che appunto mi ci sono avvicinato perché ho aperto questo centro, che era appunto un centro di danza e arti marziali. Poi con questa fondazione ci sono avvicinato perché, vedendo tutto questo, iniziò questa fondazione con mia moglie, quindi ho iniziato ad avvicinarmi e poter apprezzare sempre di più l'arte del punto della danza in se stesso, e successivamente la principale base era proprio quella della coreografia. Perfetto, tu sei un coreografo. Ecco. La vogliamo vedere questa coreografia, quel famoso filmato? Questo è un bel backstage. Di cui è un bel backstage. Vediamolo e poi dopo lo commenteremo. Thank you.
un bellissimo backstage che racchiude quattro danze: il classico, il moderno, l'hip hop e il caraibico. Beh, ritengo che ti sei avvalso di uno staff tecnico, diciamo, abbastanza in gamba questi ragazzi. Li vogliamo presentare intanto, così certo. Un giusto contributo, glielo diamo. Cominciamo. Sabrina Stivala, la direttrice didattica e coreografica, che anche tu docente diciamolo, certo, della Federazione Italiana Danza, sì. Che cura la disciplina classica. Katia Salvo, la responsabile delle danze contemporanee e modern, una nostra collaboratrice fondamentale perché è nata e cresciuta con noi, quindi dà la sua piena esperienza per tutto quello che si tratti sulle danze moderne. Angelo Villari, un mio anche carissimo amico delle danze caraibiche. E si vede. Che... No, infatti lo stavo dicendo, esatto. Dice danze caraibiche sicuramente, sì, non sì. So perché, ma... Dà la sua immagine, esatto, proprio, esatto. Che cura appunto le sue danze caraibiche, anche lui è stato campione italiano nel 2002-2003 nelle sue discipline. Andiamo avanti. Alice Sapienza, una nostra carissima ragazza conosciuta da giovane, è inserita nel nostro staff. Diciamo che da come sto vedendo probabilmente i pop? Esattamente, esatto. Esattamente. Okay. È inserita nel nostro staff, ha fatto il suo percorso professionale con noi come una forma di insegnamento, cioè sotto il punto di vista di insegnamento è cresciuta tantissimo appunto e ad oggi ha lei delle grandissime soddisfazioni a livello anche nazionale. Continuiamo. Daniela Consoli, lei è l'insegnante dell'Extra Flex Body Class, che è una disciplina, tra virgolette, un attimino anche, possiamo dire, quasi quasi fondata insieme, nel senso che abbiamo sviluppato, poi lei è una persona molto perspicace. Ha fatto questo metodo, appunto ha creato questo metodo di allungamento, di stretching proprio appositamente per la danza e quindi con grandi risultati di aperture, una questione muscolare, tendinea e vi seguo. Beh, noi avremo modo anche mentre discuteremo nel corso della trasmissione di vedere anche altri filmati, ma so che questa associazione va alla ricerca di giovanissimi talenti, è vero? Perché voi, tu oltretutto sei collegato anche al circuito nazionale e anche al circuito internazionale, organizzate delle borse di studio, quindi siete alla continua ricerca di giovani talenti, o sbaglio? Sì, infatti, il mio obiettivo da circa 5-6 anni è proprio quello che, a prescindere dal discorso della scuola di danza e quindi del centro professionale, di trovare questi giovani talenti di piccola età ovviamente, anche appunto offrendo delle borse di studio e collaborando con gli istituti comprensivi del territorio, essendo nelle vicinanze del centro, dando la possibilità di poter studiare anche a parametri zero. Quindi per trovare quel talento e successivamente portarlo possibilmente in un livello professionale presso le accademie di Stato, facendoli inserire nelle accademie, scuole professionali e chissà successivamente nelle compagnie di balletto. E questo è molto importante. Ma so che siete anche un po' collegati con Rotterdam per quanto riguarda qualcosa del genere, giusto? Questo è l'ultimo progetto che abbiamo a brevissimo, che sarà il 25 luglio, dove assieme alla collaborazione importante di un mio anche carissimo amico, il maestro Giovanni Rosaci, già primo ballerino della Scuola dell'Opera e docente della stessa nel passato, adesso è direttore del Teatro Golden di Roma, dove è anche tale scout del CODARS di Rotterdam, dell'Università delle Danze Contemporanee. Quindi abbiamo questa forte collaborazione, stiamo facendo questa audizione, appunto a breve termine, per poter
aiutare sempre di più questi ragazzi a potersi inserire in questo mondo dell'arte, della danza, che è molto difficile, anche addirittura con una settimana gratuita, totalmente gratuita di studio, sia per il Teatro Golden di Roma Academy, il Teatro Golden Academy di Roma, che sia per il Codars Rotterdam. Perfetto, mentre sicuramente adesso la regia ci passerà dei filmati che ci faranno un po' compagnia, insomma fanno da cornice. Anzi, siamo noi più che altro a fare da cornice, perché adesso praticamente li vedremo. Come cercate voi di scoprire il talento di un giovane? O meglio, la domanda forse più logica è questa: come capite se una ballerina o un ballerino in erba è più adatto a fare un tipo di danza piuttosto che un'altra? È una scelta del giovanissimo o siete voi che bene o male lo impostate e lo indirizzate? Beh, la base di tutto, anche se magari tanti non la pensano così, però la base di tutto, di tutte le discipline, ovviamente soprattutto delle danze accademiche, è la danza classica. Per poter fare determinati percorsi ad arrivare a determinati traguardi, l'inizio è quello, bisogna iniziare da lì, poi successivamente io dettaglio un po' di più sulle danze accademiche, perché sono anche un po' io dentro, no? Sul settore, proprio all'interno, e quindi perché anche le danze dell'hip hop, il caraibico, che anche oggi, magari nei tempi passati forse non tanto, ma oggi, ecco, qui parliamo appunto delle danze caraibiche, nei tempi passati non tanto, ma adesso anche lì si cerca, è alla ricerca dello studio della danza classica. Ovvio, per le danze contemporanee, le danze moderne e basilari, perché quella è una danza, un'arte, una danza dove si necessita della conoscenza della danza classica, perché lì poi riporti tutto, anche il tuo movimento contemporaneo, moderno, ma lo riporti avendo una conoscenza tecnica fondamentale che ti dà la danza classica. Beh, ecco, perfetto, questa è un po' una domanda che mi sono ritrovato a fare anche con altri ospiti che trattano appunto la danza. Quindi diciamo che la base di tutto è la danza classica? Sì. Questa è la base fondamentale. Io sono sulle danze contemporanee, quindi necessita, perché per poter esprimere anche un tuo movimento devi essere a conoscenza di la danza classica, di tutto quello che ci sta dall'interno. Ecco, infatti qui siamo proprio sulla danza classica, qua stiamo partendo di quei piccini, no? Di quei pulcini che iniziano il loro primo percorso, e da lì poi infatti si avvicinano alle danze moderne, alla danza contemporanea, e da lì viene fuori un attimino poi anche la ricerca del, non del talento, ma anche da dove si deve un attimo indirizzare di più un ballerino, o in un settore o in un altro. Quindi possiamo pur dire sempre che la danza studiando. Classica è un po' l'ABC della esattamente danza. Esattamente, poi anche oggi le danze contemporanee sono quelle che ci camminano sul parallelo, perché oggi fai danza classica per avere una progressione futuristica, un futuro professionale, devi iniziare a studiare, devi studiare le danze contemporanee. Una domanda che io ti faccio soprattutto per i neofiti. Io sono per esempio uno negato per la danza, anche se penso che tutti quanti, bene o male, una certa potenzialità ce l'abbiamo. Ma c'è una danza che è più semplice rispetto ad un'altra? Beh, questo io non credo che ci possa essere una danza più semplice, no. Penso che lo studio intanto deve essere fatto con una certa determinazione, una certa serietà, disciplina e anche educazione, a prescindere appunto dai settori, di quale danza, di quale disciplina si studia. No, io credo che tutti abbiano la sua difficoltà studiandola con il giusto criterio e con la giusta, proprio le giuste forze, le giuste energie. Poi, ma se una madre
ti viene a dire: mia figlia vuole fare hip hop. Io penso che chissà quante volte ti sarei certo. sentito fare questa domanda. Tu le rispondi: no, sarebbe più giusto che prima cominciasse a fare un po' di danza classica perché è alla base di tutto, oppure dice va bene, l'avviamo all'hip hop? No, lì diventa un attimino ancora più, molto più difficile, perché l'hip hop, anche se io ripeto sono un po' ignorante nel settore sotto l'aspetto tecnico. Io ho detto hip hop, potrebbe certo, essere caraibico e no, se moderna. Avessi detto, ecco, se avessi detto moderna, contemporanea, già subito avrei detto sì, è necessario prima indirizzarli per lo studio della danza classica, perché la danza contemporanea poi prende un attimino uno spessore di una certa importanza, perché si vanno a intersecare diverse situazioni tecniche che necessita la conoscenza fatta bene della danza classica. Per l'hip hop è ovvio, se siamo a un'età piccola, di un'età di 4-5 anni. Anche perché si è più snodabili, esatto, giusto? Esatto, la postura. La postura è importante. Ecco, certo. La conoscenza della postura e tutto quello che concerne attorno. Sì, noi come centro indirizziamo sempre a iniziare a studiare la danza classica, soprattutto, ripeto, a dire ad un'età, poi un'età successiva, 15-16 anni, allora insomma 13, pazienza, se vogliono iniziare il percorso di danza hip hop, caraibiche, va benissimo. Una curiosità, io ho avuto diversi maestri di danza, non ho mai fatto questa domanda, che però mi intriga. Sono sempre quattro le battute in tutte le danze, ossia quando io ho fatto, diciamo, malissimo qualche cosa a livello di danze, non so, dal country al anche un po' di caraibico e così via, e si parte sempre da 5, 6, 7, 8, 5, 6, sono sempre le quattro battiture, le quattro battute nelle danze? Si inizia da uno. Oppure si dovrebbe cominciare da uno, ma poi generalmente è sempre quel 5, 6, 7, 8, è come se fossero quattro passi in tutte le danze che si rassomigliano in certo qual senso. No, si rassomigliano, sono quelle le battute. Sì, diciamo così, però le battute sono otto tempi, cioè otto battute, quindi dal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? Quindi magari forse a volte si abbrevia, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, magari è sottointeso l'1, 2, 3, 4, ma la battuta deve essere... Sono sempre otto. Sono quindi otto, le battute possono essere sempre... anche, bisogna vedere i tempi come si contano, cioè diciamo che c'è tutto un discorso un po' più... troppo da approfondire su questo aspetto, però battute in sala, studio, si contano dall'1 all'8. Generalmente qual è la danza più richiesta? Molte volte forse sono, chissà, soprattutto se sono piccole, sono le madri a decidere, giusto? Ma parliamo di soprattutto ragazze, perché sono soprattutto le donne, le ragazze che a cui piace fare in modo particolare danza. Poi può darsi che tu mi dirai che è tutto il contrario, però ho visto soprattutto delle ragazze, delle bambine là. E, qual è quella più richiesta generalmente? Lasciamo stare le madri, ma soprattutto le madri. Ma lì secondo me si parte da un discorso di ogni centro. Perché chiaramente se una fondazione viene fatta sulla danza classica, sulle danze contemporanee, già chi si avvicina al tuo centro si va ad avvicinare appunto con la specifica e il dettaglio. Poi noi abbiamo curato tantissimo appunto anche la danza hip hop, la danza caraibica, e quindi da noi si avvicinano anche su questi settori. Non saprei dire, perché una volta forse era diverso, oggi non saprei rispondere se quella è più richiesta o meno richiesta. Diciamo che chi arriva ti cerca la danza moderna, no? Questo viene quasi un po' naturale, soprattutto perché mia figlia si deve muovere e quindi cercano qualcosa che magari sottovalutando determinate cose. Ma con questa scusa... della figlia che si deve muovere, con questa scusa che la figlia deve fare danza, così via, poi le mamme si coinvolgono, si fanno coinvolgere?
Sì, almeno. Certo, non penso nella danza classica, però no, caraibico, sì, moderno. Sì, no, ma anche nella danza classica, perché magari poi sta come viene proposta la cosa con una certa serietà e spiegarla nella maniera corretta, perché appunto, come dicevamo prima, la danza classica porta la postura e quindi c'è tutto un discorso di controllo, e quindi da lì, se tu riesci a spiegarle in una certa maniera, loro riescono a capire, si fanno indirizzare, magari non tutti, no? Però la maggior parte si fanno indirizzare nella maniera corretta. Bene, noi adesso facciamo un altro stacco pubblicitario, dopodiché cominciamo a parlare anche dell'associazione, va bene? Stacco pubblicitario, ci rivediamo fra pochissimo. Callaghan Adaptation, la prima calzatura che si adatta al tuo piede. Clicca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni. Gioca al casino 20+. Per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero. Con Poker 30+ ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive. Per sempre. Diventa partner Domusbet. Chiama l'800-181-980. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica. Domusbet.it. Per noi è tutto un gioco. Tecna Salon Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di hair care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etnapolis, Val Corrente e a Belpasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095-7867-331 o allo 095-917677. Eccoci nuovamente in diretta su Globus Television e dedichiamo quest'ultima parte della trasmissione cercando un po' di conoscere meglio l'associazione e poi vedremo un poco anche gli eventi che dovrete fare da qui a breve, suppongo. Allora, parlaci un po' di questa associazione. Voi, se non sbaglio, siete in territorio di Mister Bianco, giusto? Sì, siamo in territorio di Mister Bianco, frazione di Lineri, sul quartiere di Lineri da quasi 32 anni, appunto, perché l'associazione fu fondata nel 1987. Abbiamo avvicinato tanti ragazzini, aiutati tanti ragazzini e tanti di questi anche oggi sono già nell'ambito professionale. Ecco, appunto, volevo chiederti questo. Ci saranno sicuramente degli ex ragazzini che adesso professionalmente sono a certi livelli, o sbaglio? Sì, infatti abbiamo tanti già nostri ex allievi e alunni che lavorano presso compagnie di Stato, balletti che ora sono scuole di Stato, cioè, insomma sono ben queste sono parecchi. Le piccolissime. Ecco, queste sono le nostre. Ecco, la più future. Piccola quanti anni ha? Si inizia da quest'anno, abbiamo un attimino anche avuto piccole da tre anni e mezzo. Si vede che vedo una proprio che è piccola. Sì, da tre anni e mezzo è iniziato questo studio, e quindi con la speranza che anche loro, sicuramente molti di loro saranno orientati in quest'arte. Certo, c'è tanto da lavorare. Chi vuole arrivare a certi livelli penso che si debba impegnare tanto e per diversi anni. Sì, parecchio e con la giusta condizione. Io dico condizione perché mi dispiace dirlo, purtroppo oggi l'arte della danza è un pochettino, è un po' distorta, perché lo studio, ecco, queste sono le danze contemporanee,
dove c'è appunto una grande ricerca di tutto, del movimento, del, diciamo che anche la coreografia esatto, eh? Esattamente, quindi c'è tutto un discorso coreografico, oddio, anche nella classe, nel caraibico. Qui però purtroppo, come dico io, oggi le danze contemporanee sono diventate molto difficili, perché non basta quasi più neanche i vari aggiornamenti che fai, ma l'inventiva, e devi essere predisposto ad averla, perché sennò magari purtroppo non puoi esprimere quello che effettivamente se non hai. Quindi, niente, quando riguarda, ecco, qua siamo forse sull'hip hop, anche sì. Questa è un'altra disciplina, appunto, come dicevamo prima, particolare, dove ci sono anche qui delle, ecco, qua abbiamo il caraibico. Bene, sì, c'è tanto da lavorare, c'è tanto da lavorare con determinazione e la disciplina, che è la base di tutto. Ma oggi purtroppo, come dicevo prima, la danza è un po' distorta, perché una cosa, anche se non vorrei dirla, ma oggi chiunque inizia a insegnare danza, anche senza avere delle conoscenze profonde, basta si sente. Ecco, scusami, mi hai proprio toccato nel debole, anche perché ci sono un'infinità di scuole di danza, ma quante effettivamente sono? Noi non è che vogliamo fare una denuncia, però diciamo le cose per come stanno. Quante effettivamente hanno le giuste professionalità all'interno? Ovviamente non posso fare i nomi, è normale, però sì, su Catania ci sono delle scuole, nostri colleghi che noi stimiamo, sia a livello umano che sia a livello professionale, perché svolgono un lavoro con una certa consistenza e con una certa professionalità. Purtroppo tantissimi altri non è così, perché come dicevamo prima si improvvisano a maestri di danza. Io per esempio sono una persona molto riflessiva su questo, io infatti non dico che sono un insegnante di danza, perché l'insegnante di danza deve avere una conoscenza di un programma didattico ben definito, sia, ripeto, su tutti i settori, partendo dalla danza classica, danza contemporanea, danza hip hop e tutto quello che viene dopo. Quindi quello è importante, sì, bisogna conoscere e poi magari dai una tua, dare su quello che conosci. Quindi questo è fondamentale. Purtroppo non c'è questo handicap che va avanti, va purtroppo sempre a peggiorare. Ecco, la classe non è acqua, ma io ritengo che non si inventi neanche. Parlavamo che ci vogliono anni e anni di preparazione. Ecco, un programma specifico per arrivare a certi livelli. Il programma di studio, il minimo sono gli 8 anni, poi dagli 8 anni in su si dovrebbe entrare su un... Questo vale per qualsiasi tipo di... Io parlo sempre purtroppo delle danze accademiche, sia danza classica, danza contemporanea, ma credo che il minimo sia anche questo, anche nelle altre discipline, perché lo studio è progressivo e quindi il programma è progressivo, e automaticamente si necessita di un percorso con una certa, con un rallentamento, ma con un programma dall'A alla C, dalla C, cioè, e crescere. Poi diciamo si può che anche è un velocizzare. Po' come andare però a scuola, scuola elementare, scuola media, superiore, benissimo, e università. Se vuoi arrivare a certi livelli devi prenderti una laurea, diciamo, quindi... Concetto, una laurea nella danza, se vogliamo usare questo termine. Sì, il concetto è proprio quello, c'è appunto il percorso come se fosse uno studio normale di cultura. Quindi anche la danza ha bisogno, necessita di questo, e la conoscenza appunto dei programmi, che sono fondamentali. Che poi ritengo, io non so quante volte alla settimana le allieve vengono da voi, per quanto tempo, ma io poi ritengo che ci debba essere uno studio, una specie di ripetizione anche a casa, o sbaglio? No, lì magari quello viene un po' vietato, perché lo studio della danza deve essere fatto nella sala, si deve studiare con un insegnante, perché ci possono essere fatti dei movimenti errati, sbagliati e quindi magari possono danneggiare appunto
anche la proprio, il proprio corpo, la fisicità. Quindi deve essere sempre con un supervisore, che è l'insegnante che ti segue. Parliamo dei programmi, anche perché per quello che ho potuto vedere, ho potuto notare, avete un nutrito programma di manifestazioni. Programma di manifestazione, o sbaglio? Sì, ovvio, ovviamente a prescindere quello, la base, no? Nel senso che quella che annualmente viene svolto, che è il saggio spettacolo di fine anno, dove l'associazione, il centro, fa tutti gli anni, portando dentro all'interno di questo spettacolo tutto un po' raccolto il lavoro che si svolge all'interno del centro. Poi io sono, appunto, come mi dicevi, un fondatore di questi eventi, anche un fondatore, anche forse uno dei, il primo, no? A creare questi eventi importanti, come appunto l'incontro con la Scuola del Teatro dell'Opera e col direttore, la signora Laura Comi, già étoile della Scuola del Teatro dell'Opera, che l'ho avvicinata circa 4-5 anni fa presso il nostro centro, quindi in Sicilia, facendo questo stage masterclass con la possibilità dell'accesso diretto presso l'ente, quindi presso la Scuola dell'Opera. Questa è una grandissima opportunità, perché appunto seleziona queste persone, individua, diciamo così, più che altro individua questi ragazzi e li invita a diretti a questo qui percorso di 15 giorni e successivamente, con l'idoneità, chi è idoneo entra all'interno della scuola. Questo è un percorso che faccio da circa 5 anni, molto importante, con grossissimi risultati. E generalmente grandi riscontri. Quanti ne vengono selezionati? Beh, sopra un evento di 100-120 ragazzi presenti, 5, 6, 7, 8, ovviamente è in base alle doti e alle predisposizioni dei partecipanti. Ma nelle varie discipline? Nel senso, no, questo è solo per la danza classica. Per la danza classica. Solo questo per la danza classica. Un pochettino è più focalizzato lì, perché appunto dicevamo, no, parte tutto da lì. Da lì poi c'è lo sbocco anche sulle danze contemporanee, sulle danze moderne. Abbiamo altri, infatti, come dicevamo prima, quest'anno, il 25 luglio, che ho organizzato insieme al maestro Giovanni Rosagi questo evento, che è importante perché il Teatro Golden Academy è anche sulle danze moderne e contemporanee. Quindi si apre un attimino di più alle classiche accademie come la Scuola dell'Opera, il Balschul Basilea, cioè quattro delle scuole sono principalmente sulla danza classica. Ritieni che la scuola di danza classica italiana sia superiore o inferiore ad altre scuole di altre nazionalità? Ossia, c'è una scuola, stiamo parlando in generale naturalmente, a livello europeo che spicca sulle altre? Beh, noi la danza italiana, tutto il mondo la conosce, non voglio parlare di Carla Fracci, oddio, figuriamoci, no? Però il nostro stile, la nostra tecnica è riconosciuta e forse è stata una delle fondatrici della danza classica, perché Cecchetti conosce. Anche se adesso forse va forte anche un po' la scuola russa. Esatto, esatto. La scuola russa è una scuola di alto livello, ma con non meno di noi, come la scuola francese, ma questi non siamo noi di meno, anzi, assolutissimamente. Una volta c'era un, diciamo, bel corpo di ballo all'Arena di Verona, corpo di ballo che adesso non c'è più, perché sono stati tutti praticamente mandati a casa, probabilmente per risparmio di costi, e vengono possibilmente chiamati dall'estero, dove possibilmente vengono anche meno pagati. E non è un po' deturpare quello che è il
come si può dire, la danza, la cultura, la musica nel nostro paese? Sì, purtroppo sì, perché con questa problematica economica e con questa problematica che tagliano i fondi, è quello a cui è più semplice, purtroppo, è soprattutto nella danza. Le compagnie di balletto vengono eliminate, vengono dimezzate e tolgono una grande cultura, appunto, che è la danza in se stesso, e questo in Italia sta succedendo spesso. Qualcosa che prima in Italia era un po', ecco, come dicevamo poc'anzi, esportato all'estero. Adesso rischiamo di importare dall'estero. Parlavo appunto di questi balletti russi che sono sempre più prorompenti nel nostro paese. Sì, lo sono, perché magari vengono... Costeranno anche di meno. Costeranno anche meno, ovviamente anche una questione di... è uno scambio che viene fatto tra l'Italia, la Russia, la Francia, e quindi magari questo potrebbe anche un po' starci, ma non perché a noi mancano i talenti e non perché non c'è lo studio giusto da noi, perché noi abbiamo... Vabbè, il Teatro San Carlo, la Scuola del Teatro dell'Opera, l'Accademia alla Scala, che tutti conoscono, in tutto il mondo conoscono, oddio, li conoscono tutti e tre di quelli che ho nominato, però comunque magari si individua quanto uno pensa, tutti Accademia Teatro alla Scala, ma abbiamo la Scuola dell'Opera e abbiamo il San Carlo, che sono delle strutture che hanno un grosso lavoro professionale. E infatti io cerco sempre di indirizzare e trovare il modo per poterli inserire, questi ragazzi, ai nostri centri italiani, in queste nostre scuole professionali che li abbiamo, appunto tramite questi eventi che organizzo anche dei concorsi, come sono un coordinatore, un coorganizzatore al Premio Città di Catania, uno dei concorsi internazionali in Sicilia di un ottimo spicco, che ospitiamo maestri da provenienti sia dall'estero, direttori sia di accademie sia dall'estero, che direttori di accademie di italiane nostre, e poi lì dare la possibilità a questi ragazzi di inserirli in queste scuole, sia estere che italiane, perché la nostra scuola italiana non fa piega, non c'è nulla da dire per nessuno. E vabbè, poi ci sono tanti altri eventi, appunto, che, come ne parlavamo prima, faccio sempre con questa forza, questa, chiamiamola, forzatura, a poter spingere questi ragazzi al continuo di questa professione, purtroppo in Italia essendo parecchio difficile. Allora, visto che vedo questa tua grande passione, questa tua grande verve nei confronti della danza, visto che siamo a conclusione di trasmissione, un po' la sponsorizzazione della danza la vogliamo fare, perché i ragazzi, i giovani, le giovani in modo particolare, dovrebbero fare danza? Perché la danza, secondo me, è una delle discipline più pulite, più ordinate, dove si riesce ad impartire e ad acquisire questi ragazzi una postura che è quella la base, secondo me, no? Del corpo umano, una postura e anche un discorso di modo, di portamento. Quindi la danza lavora tutta la parte del corpo, con appunto un controllo ben dettagliato dai maestri, che è quella la cosa basilare. Se viene fatta bene è così, ovviamente se non viene fatta bene no. Però la danza è completa, è molto completa, e riesce anche ad aiutare tanti ragazzi che possono avere anche delle forme un attimino stupidine, no? Di deviazioni anche di schiena, di spalle. E lì ti aiuta tanto a poter proseguire e anche la crescita in una maniera un po' più corretta. E infatti anche in questo è molto importante, che io volevo dire, per il discorso degli eventi, per tutto quello che si organizza, che ci sono appunto anche enti di promozione che ti aiutano, come ad esempio l'ASI, è una nostra, un ente che ti aiuta a poter proseguire questi percorsi, idealizzarli, anche con un piccolo aiuto, ma c'è. E questo è anche importante. Benissimo, diciamo che questa è la sponsorizzazione dell'ospite che abbiamo avuto stasera, Sebastiano Borzì, direttore artistico e coreografo dell'Associazione Regionale
siciliana, che noi naturalmente ringraziamo di vero cuore. Io cosa posso dirti? Ti auguro di scoprire tanti talenti, anche perché forse abbiamo bisogno di nuovi talenti in Italia, soprattutto nel settore della danza. Ne abbiamo, ma dice, più ce ne sono e meglio è. Grazie a Sebastiano Borzì e speriamo di poterci rincontrare. Per quanto mi concerne, naturalmente l'appuntamento è fissato alla prossima settimana. Buonasera a tutti.